Perché la prima cosa che mi ero riproposto di esternare, di dire, è che noi abbiamo lavorato sulla nostra identità, sul nostro modo, quello che dobbiamo fare in campo. Io voglio che la squadra abbia una sua fisionomia sulla quale ho lavorato e una sua anche sulla condizione fisica, perché per me è fondamentale. Io parlo di ritmo, di intensità e di velocità, è chiaro che bisogna avere la gamba e il fiato per far questo. Quindi mi sono preoccupato soprattutto di dare un volto e una condizione migliore alla squadra. Per quanto riguarda i nuovi, comunque sono convocati, diciamo che non do mai in anticipo la formazione, qualcuno può intuire, però non ho mai fatto che ho dato prima la formazione, intanto perché a me piace tenere tutti sulla corda. Seconda cosa, ammesso che qualcuno possa ipotizzare e immaginare, e comunque lascio alla libera interpretazione, non a una mia conferma o smentita. Quindi la formazione io la do 1 ora e mezza prima della partita ai ragazzi. È chiaro che li ho convocati, sono ragazzi che hanno comunque portato entusiasmo, hanno portato motivazione, perché in questo momento noi abbiamo bisogno di freschezza mentale e fisica, e quindi sono a disposizione. Sinceramente non sono un fatanta, non sono un. Non faccio andare letteratura, faccio tutti questi discorsi qui, non li faccio. Sono molto pratico, molto, come si dice, molto. Intanto guardo all'oggi, mi pongo gli obiettivi giornalieri che poi sono settimanali, e la squadra si deve abituare a questo, perché andare troppo in là con la testa non va bene, poi si rischia di crearsi confusione, perlomeno di crearsi delle cose che uno non riesce a raggiungere. Nessuno può prevedere il futuro, quindi l'importante è vivere il presente con grande impegno, determinazione e convinzione e fiducia. Sappiamo che, io dico questo, adesso comincia questa corsa, è una corsa, io uso questa metafora perché sono appassionato di moto, oltre al calcio, da buon marchigiano non poteva essere diversamente, no, a parte questo, uso questa metafora perché a me piace la corsa, piace, e nella corsa secondo me bisogna essere folli, perché se uno è razionale non vince. Cioè, se uno ha, come si dice, ha paura, non ha coraggio, no? Invece chi corre, secondo me, ha quella prerogativa della follia, però per me la follia è coraggio, è audacia, è convinzione. Quindi io comincio questa corsa, questa follia, che a me piace molto, perché, ripeto, apprezzo molto nei folli il coraggio, no? E quindi non vedo l'ora di cominciare. Non guardo chi abbiamo di fronte, perché tanto sono tutti più forti di noi, siamo penultimi, si fa fatica a dire quelli più forti, quindi no, non lo dico per snobbare l'avversario, ci mancherebbe, però è inutile, dopo qui è una cantilena tutte le settimane, quelli c'hanno questo, quelli c'hanno quell'altro, a me non me ne frega niente. Se noi dobbiamo essere Trapani, una squadra di matti, una squadra di folli che corre, come si dice, a manetta, e poi vediamo alla fine quello che saremo riusciti ad ottenere. Però dobbiamo avere questo spirito, non è la prima volta, non sarà l'ultima, speriamo, quindi non, normale, insomma, ecco, io sono sempre me stesso, insomma, ecco, organizzo il lavoro giornaliero, cioè, li coinvolgo tutti, poi scelgo, perché le scelte comunque appartengono all'allenatore, e mi piace scegliere quando sono tutti in condizione, non devono mettersi le scuse che qualcuno non è in forma, a me piace che stiano tutti in forma, così quando scelgo. Sono scelte tecniche non dovute magari a una mancanza di condizione. È chiaro che qualcuno è un po' in ritardo e qualcun altro mi ha detto che se sono tutti del prede non è convocato perché non è pronto, non è buono per giocare. Fornasier è squalificato, questi due sono fuori, gli altri sono tutti convocati. Guarda, io considero Ascoli una squadra molto forte, io lo dico, lo pronosticato, Ascoli può vincere il campionato, però non voglio usare questo concetto perché non voglio inculcare, l'ho detto prima, io voglio una squadra che corra alla follia. Uno che corre alla follia non può aver paura, perché se hai paura freni, invece noi non dobbiamo frenare. Uso una metafora, se lei, non so se vuoi, il concetto della moto, no? Quando stai, quello che stacca per ultimo è quello che arriva prima, se tu sotto curva stacchi prima non vinci, quindi quello che stacca prima magari sarà più prudente, non cade, però di sicuro non vince. Noi dobbiamo anche pensare che si possa cadere ma non staccare prima in curva, parlo. Abbia pazienza, scusi, non mi interessa parlare dell'Ascoli, come non mi interessa parlare di tutte le altre squadre che incontreremo. Io voglio parlare del Trapani. Ripeto, ho massimo rispetto, massimo riguardo, ma non lo faccio per snobismo, noi non siamo in grado di snobare nessuno. Io voglio che noi ci inculchiamo la mentalità di essere il Trapani, una squadra che va in campo col coltello fra i denti e vende cara la pelle. Poi una volta si chiama Ascoli, una volta Cittadella, una volta Crotone, una volta chi è. Non voglio essere maleducato, eh. Non mi interessa, non mi interessa. No,
chiaro che io dico l'ASCO gioca così, gioca là, ma finisce lì, appartiene al novero delle informazioni che un allenatore deve dare ai propri giocatori. Ma noi quello che conta è il nostro futuro, ce lo scriveremo col nostro atteggiamento, non con quello degli altri. Grazie. Ma allora, intanto del mercato che è aperto, è come agosto, no? Mercato aperto, noi ci dobbiamo abituare a quello, non sono regole che facciamo noi, il mercato a gennaio apre, si crea un po' di dispersione, eccetera, però la società sa bene quali sono i giocatori che io voglio tenere, perché se ho detto prima che bisogna correre, bisogna avere la moto per correre. Quindi dopo se abbiamo la bicicletta facciamo fatica a correre insieme a quelli che hanno la macchina, non so se mi spiego. Quindi la società sa benissimo chi voglio tenere, penso che stanno i tre ragazzi che ha portato, mi ha accontentato perché ho preso tre ragazzi. Io prendo quelli che hanno fame, non prendo i grandi nomi, mi fa aspettare i grandi nomi, perché io non li prendo, io voglio i giocatori che hanno fame, che hanno voglia di arrivare, quelli che ancora devono emergere, no? Quelli che già sono, hanno un vissuto. E quindi per adesso mi ha accontentato, i giocatori, la società sa benissimo quelli che voglio tenere, ci stiamo rinforzando, il direttore sportivo, la società sta lavorando per questo, però i nomi non li facciamo perché non mi sembra giusto farli, però non, i giocatori importanti in uscita qui non ce ne sono. Allora, non voglio dare anticipazioni, però non sono uno che cambia dalla sera alla mattina, perché io sono qui, il primo pensiero, una squadra che sta in una posizione classifica, diciamo, deficitaria, uno deve dare assetto, per dare assetto deve dare convinzione, deve dare certezze, e le certezze non possono essere mutabili di giorno in giorno, in poche parole giocheremo 3-5-2. Allora, intanto, questa rivoluzione. Io parto da un presupposto, si cambiano le cose che non funzionano, qui purtroppo le cose non hanno funzionato, bisogna cambiarle, è normale, quindi la società, insieme alla società faremo le valutazioni che bisogna comunque portare ai correttivi, perché i nomi argentini, italiani non ne faccio perché comunque c'è una società, anche perché poi sono suscettibili anche di essere fallaci, cioè uno dice questo poi magari non viene, viene un altro. L'importante è che arrivino giocatori che comunque entrino subito in questo contesto qui. Io l'ho detto subito, io voglio gente che ha gamba, che corre, che ricalchi un po' il mio modo di fare calcio. Poi se è italiano, brasiliano, argentino non mi interessa, sono abbastanza aperto a ogni soluzione, perché io mi sono sempre ritenuto un allenatore aziendalista, quindi bisogna andare d'accordo con la società, si può pretendere, che ne so, Cristiano Ronaldo Salini di Trapani, no, bisogna prendere i giocatori da Trapani, e su questo però devono avere caratteristiche che piacciono a me, perché se i giocatori non hanno gamba, non sono reattivi o insomma non hanno quel tipo di caratteristiche che io uso per il mio calcio, è chiaro che gli dico quello no, quell'altro va bene. Sugli argentini o argentini non posso rispondere, perché non quando le trattative sono chiuse li vediamo, insomma ci sono delle possibilità che vengano, però dovete parlarne con la società. Al massimo che io li alleno, non faccio sconde a nessuno, non guardo in faccia a nessuno, faccio il mio lavoro perché ho sempre fatto così, quindi non posso cambiare adesso. Anche andando avanti con gli anni si diventa ancora più testardi, capito? Meno malleabili. Però perché? Perché comunque uno ha maturato l'esperienza, in cui quando dice, secondo me il nostro mestiere uno non può essere molto elastico nel rapporto, non so se mi spiego, l'elasticità nella valutazione sì, però nella io sono deciso, diretto, sbaglio anch'io, però è meglio sbagliare perché uno è convinto di una cosa che non perché uno non è convinto, anche perché io ho un motto e dico sempre, bisogna essere convinti per essere convincenti. Io non posso convincere un gruppo che noi possiamo ottenere la salvezza se non sono convinto io. Non posso convincere di andare a Manetta domani, no? Di fare un giro di torno da matti, se poi no, anche io non credo che bisogna essere una banda di matti per potersi salvare. Un giocatore, una squadra deve. Io mi preoccupo di dare alla squadra la mia mentalità e dare il mio pensiero. Non so se mi spiego. Non credo io agli stati emotivi, ma so io che penso così, perché lo stato emotivo è un lampo, passa, cioè io adesso sono sereno, fra 5 minuti mi arrabbio, no? Insomma, è mutevole lo stato d'animo, non è mai medesimo, non so se mi spiego. È difficile, cioè, forse non riesco a farmi capire bene, perché tu mi dite sì con i geni parkinsoniani, ma non sono convinto. Cioè voglio dire, lo stato d'animo, dire sei sereno, io adesso sono sereno, poi magari o un giocatore è sereno, un altro non è sereno, per me non conta quello, non conta, perché lo stato d'animo è un lampo, è un episodio, l'episodio nel momento in cui si concretizza è già finito, non so se mi spiego, quindi è una cosa, è un flash che può mutare,
un giocatore adesso è arrabbiato, è deluso, fra 5 minuti è contento, non so se mi spiego. Non mi preoccupo di questo, io non do molta importanza, non sono un poeta, l'ho detto prima, sono molto concreto. Pensare, perché è una domanda che poi io abito a 80 km, asco, sono ascolano di insomma, però ecco, è una domanda che domani non posso permettermi nessun tipo di, come si dice, di flessione anche a livello emotiva o sentimentale, perché poi quello che contano sono i punti. E quindi ripeto, grande rispetto per l'Ascoli, l'ho detto prima, una squadra molto forte l'Ascoli, però finisce lì, insomma, ecco, domani avrà ecco, da parte nostra una squadra che penserà solo a fare la partita che deve fare. Allora ci sono riuscito. A me queste cose qui piacciono perché mi danno grandi motivazioni, forti stimoli. È chiaro che ci vuole, a parte un briciolo di follia, perché sennò non ce la fai, però anche ecco, la convinzione, la fiducia, e io trovo nella difficoltà la motivazione. Non sono uno che si spaventa facilmente, anzi, la difficoltà la trovo estremamente stimolante. Se un giocatore razionale dice, molti no, dicono a Trapani non vado, perché Trapani, quelli che fanno i ragionamenti normali, dicono Trapani è penultimo, non dico che è già retrocesso, ma molti lo pensano, e allora quelli lì è una categoria di persone che non ha quello stimolo, cioè il calciatore non deve essere un impiegato di banca, un impiegato postale, secondo me. Non deve timbrare il cartellino, deve metterci del suo in campo. Perfetto. Perché è così, secondo me. Il calcio è un'arte, Certo. Il calcio è un'arte, non è, è uno sport, che però è un'arte, cioè non è una cosa. Fino alla fine. Allora, la parola comodo, tranquillo, sereno, io sul mio vocabolario non ce l'ho. Perché se uno è comodo vuol dire, o sereno, vuol dire che dorme. A me la parola è una metafora che faccio con, capito, col sonno, no? Quando uno è sereno, è comodo, vuol dire che dorme. Se uno dorme qui è fregato. Quindi queste metafore qui non è, l'ho detto prima, non è che siamo una squadra che deve credere in quello che fa, punto e basta. Poi dopo lo facciamo bene, male, abbiamo dei limiti, sono consapevole che abbiamo i limiti, non è che adesso siamo diventati la Juve, però l'importante è che giochiamo la partita da una squadra che ha quella convinzione folle di riuscire. Allora, premesso, rispondo anche qui, che il passato a mio avviso i numeri lasciano il tempo che trovano, perché se andiamo, i giornalisti amano fare le statistiche, però se andiamo sulle statistiche, allora uno si basa su quello che è sempre avvenuto e non è detto che avvenga ancora. Allora, non so se mi spiego, no? Quelli hanno fatto questo, hanno fatto quello, però la partita, questa è un'altra partita, un altro campionato, altri giocatori, e secondo me tu poi tutte le partite partono a 0-0, poi non do valori scaramantici o statistici. Però io non vado in contraddizione, perché l'ho detto prima. Se c'è una cosa che mi riconosco io è la coerenza, cioè ho detto non voglio guardare chi abbiamo di fronte, ma no, esatto. Io mi sono messo in mente di non dare, perché allora qui quando verrà il Cittadella, che è la squadra che vince più di tutti fuori casa, allora noi non andiamo in campo perché vuol dire che loro vincono. È un Trapani castorizzato ormai, cominciamo a vedere un Trapani castorizzato, un po' dopo speriamo di essere insomma, ecco. Va benissimo. Ripeto, non voglio essere scortese, ma l'ho detto da qui a futura memoria, noi siamo in una condizione tale in cui non ci possiamo permettere di guardare i numeri, perché se no ci deprimiamo, la depressione non mi appartiene, io la depressione non so che vuol dire, grazie a Dio, quindi non però qualcuno si può deprimere, capito? Perché se comincia a dire l'Ascoli vince sempre, quelli perde sempre, insomma, no, comincia a dire allora sono morto, a me non me ne frega niente. Noi dobbiamo iniziare un nuovo campionato, un nuovo cammino, non è un cammino agevole, non è un cammino normale, l'ho detto prima, bisogna correre come dei matti, però i matti, io un matto stupido non ho mai conosciuto in vita mia, quindi dico che bisogna avere quella caratteristica fondamentale che è il coraggio, questo è il succo del discorso. Poi domani troviamo l'Ascoli, grande rispetto, andremo a Venezia, grande rispetto, ma non me ne frega niente. Noi dobbiamo essere sempre noi stessi, quelli che vanno a manetta partita dopo partita.